Bettarini, perché non è più partito per l'Isola dei Famosi? C'entra Alessia Mancini. Perché Stefano Bettarini non è più partito per l'Isola dei Famosi? È colpa di Alessia Mancini. Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi come concorrente? L'ex marito di Simona Ventura doveva partire per l'Honduras per rimpiazzare i naufraghi, che hanno abbandonato prima del tempo il reality show, ma a pochi giorni dalla partenza è saltato tutto. Il motivo? Come rivela il settimanale SPI, la presenza dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP avrebbe dato fastidio ad una persona. A chi? Ad Alessia Mancini, che in passato ha avuto un flirt con Bettarini. Proprio per evitare rancori, scenate e litigi, la produzione del programma condotto da Alessia Marcuzzi ha scelto di far saltare la partecipazione di Stefano. Con grande rammarico dell'ex calciatore, che era già pronto a mettersi alla prova tra Cocchi e Pan. Il gossip di SPI su Bettarini e Alessia Mancini. Per sostituire i naufraghi, che si sono ritirati, è stato contattato Bettarini, ma Stefano non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore, che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Dunque, almeno per quest'anno, niente Isola dei Famosi per Stefano Bettarini. Che, nonostante tutto, continua a seguire la trasmissione e fare le sue pagelle proprio sul settimanale SPI. E nell'ultimo numero in edicola Stefano non ha risparmiato una frecciatina ad Alessia Mancini, oggi felicemente sposata con Flavio Montrucchio. Stefano Bettarini boccia Alessia Mancini all'Isola dei Famosi. Voto 5, forse ha capito che fa troppo la maestrina, ha ribadita Bettarini sul giornale. Stefano ha criticato pure Francesca Cipriani dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, l'ipnosi non le ha fatto bene, ha dato dimostrazione di una pessima recitazione.